sta funzionando, però ovvio che non sta funzionando abbastanza, quindi questo io sono il primo ad essere consapevole, nel senso che abbiamo un miglioramento dei tempi rispetto a un anno fa, però sono ancora tempi inaccettabili, dobbiamo lavorare tanto su questo. C'è un investimento importante su tutte le aree di pronto soccorso per migliorare i percorsi. Stiamo continuando con le assunzioni, sono circa già 300 le nuove assunzioni dall'inizio dell'anno. E stiamo mettendo per le liste d'attesa, stiamo mettendo a regime tutte le strutture private accreditate, che quindi prima non erano nel REPUP, quindi finalmente questa misura sta entrando a regime come da impegni, ovvio che ci voleva dei tempi per adeguare i sistemi informatici. Insomma, sono 4 milioni di prestazioni che entreranno nel nostro REPUP e quindi sono sicuro che entro la fine dell'anno questa misura avrà un impatto sui nostri tempi d'attesa. È un'operazione complessa, abbiamo trovato una realtà difficilissima, abbiamo eliminato una realtà davvero complicata sotto il profilo dell'organizzazione e su questo noi ci siamo rimboccati le maniche. Io sono convinto che questo sarà l'anno della svolta, cioè entro quest'anno comunque vedremo dei miglioramenti concreti, perché vedo che tutti i segnali vanno nella giusta direzione.